Una camaleontica Tiziana di turno si esibirà domani sera sul palcoscenico di Estatica, la rassegna estiva del porto turistico Marina di Pescara. Che donna sei? Questo è il nome dello spettacolo in cui la di turno dà vita e voce a diversi personaggi, da Lucia Mondella a Barbara D'Urso, da uno zen cialtrone all'influencer. Un viaggio divertente nel mondo dell'apparenza e dell'inganno. Fare tanti personaggi nella stessa sera. Qualcuno dice che sia il sogno di un artista e di un attore, ma forse anche l'incubo. Sì, un po' un incubo perché c'è stata una grande preparazione, abbiamo lavorato veramente tanto e nella fantasia irrefrenabile del mio regista e autore che è Massimiliano Ilia e che ringrazio, mi ha veramente sottoposta a una fatica incredibile, però ci siamo riusciti, insomma, sono sei personaggi sul palco con altri personaggi che interagiranno con i sei che sono sul palco, quindi in totale 21. È una caleidoscopica proprio visione deformante della satira, dove si alternano appunto tutti questi personaggi ispirati dalla realtà, dove noi interagiamo come in un viaggio dove siamo cavie e vittime, no? E diventiamo poi personaggi, o meglio, li abbiamo fatti diventare personaggi poi sul palco. Qualcosa anche dei tuoi, della capacità che hai di appunto interpretare personaggi diversi, abbiamo visto anche nella trasmissione di Rete 8 Internotto con il nostro collega Luca Pompei, lì ti sei anche divertita. Sì, mi sono divertita tanto, grazie appunto all'occasione che c'è stata con Internotto, con Paola De Simone e Luca Pompei. Sono partita da Tatiana nel primo lockdown facendo veramente un piccolo tutorial per scherzo sui social e da lì poi la fame viene mangiando, nel senso che poi ho cominciato Internotto e con Paola e Luca siamo riusciti veramente a creare delle situazioni molto belle e sono nati tanti altri personaggi sempre guidati da Massimiliano Ilia. Volevo ricordare che in questo spettacolo, che porterò domani sera, ci sono le musiche di Elio De Pasquale, Umberto De Palma per gli effetti e i video e abbiamo un bellissimo team coordinato anche da Graziella Core, che è la mia artist manager.